La nostra scuola è una scuola inclusiva, non lasciamo indietro nessuno. Il rapporto numerico docenti-alunni è funzionale, è ottimale per un processo di insegnamento-apprendimento individualizzato e personalizzato. La nostra priorità è quella di garantire benessere, benessere fisico, emotivo, cognitivo e sociale dei nostri alunni. E qui prepariamo le radici, sviluppiamo competenze, le competenze globali, le radici che dovranno sostenere gli adulti del futuro, che dovranno essere responsabili e consapevoli. Infatti uno dei nostri obiettivi è proprio quello di favorire lo sviluppo non solo di una sensibilità, ma anche di una intelligenza ecologica. Perciò usciamo dall'aula tradizionale, dalla didattica tradizionale e ci ispiriamo a modelli laboratoriali, interdisciplinari e soprattutto estremamente condivisi e ovviamente basati su esperienze dirette e concrete. Vittoria è felicissima di venire qua, torna a casa sempre molto, molto contenta ed entusiasta. E ogni settimana c'è qualche iniziativa anche da parte delle maestre, quindi racconta. È veramente tanto contenta, quindi penso di aver fatto sicuramente la scelta giusta e poi l'anno prossimo verrà anche il mio bambino più piccolo che oggi fa l'ultimo anno alla scuola materna, sempre qui al plesso di San Claudio. Se dovessi pensare ad un ricordo felice della scuola San Claudio, penserei sicuramente ai momenti passati all'esterno, in tutto lo spazio verde che circonda la scuola. Penserei ai compagni con cui abbiamo trascorso dei momenti felici e che continuo a sentire nonostante siano ormai passati 20 anni. E penserei sicuramente alle maestre che hanno fatto in modo che questa unione si creasse, ci hanno sempre supportato. Tra i ricordi più felici che ho della scuola elementare sicuramente ci sono i giochi all'aperto, e i colori della scuola, le stanze grandi, luminose e di compagni.